Allora, vediamo quindi di parlare della tipologia ESP, la tipologia estroverso, sensoriale, sentimentale, percezione. Salutiamo Chris. Allora, quindi così finiamo un po' queste tipologie. Allora, questa tipologia ESP, allora, E sta sempre per estroverso, ormai abbiamo capito che E sta per estroverso, porta a focalizzarsi su ciò che accade nel mondo di fuori. La sensazione, il sensoriale, porta a focalizzarsi su ciò che si può percepire con tutti e cinque sensi, nel qui ed ora, nel tempo presente. Il sentimento tende alle valutazioni sulla base dei propri valori. La percezione ci spinge ad osservare il nostro ambiente, cercando di non farci sfuggire, diciamo, niente, quindi tenendosi aperte tutte le opzioni. Sappiamo anche che c'è un'unione tra il sensoriale e la percezione che predispone, abbiamo detto, al gusto per l'esplorazione, per l'avventura, per l'esperienza. E quindi partendo da questi presupposti, vediamo quali sono le caratteristiche e vediamo se tu ti puoi riconoscere, no? Cerca di capire se in questa descrizione riesci a riconoscerti o meno, in modo tale da capire se sei una persona ESP. Allora, questi tipi estroversi, sensoriali, feeling e percezione, sentimentale percezione, ricordo che amano stare alla ribalta, amano essere al centro dell'attenzione, sono un po' egocentrici. Lo fanno in modo anche, come potremmo dire, caloroso, lo fanno in modo, diciamo, sono persone piacevoli, simpatiche, socievoli, chiacchieroni, entusiaste, accoglienti, tendono a essere anche ottimisti. Persone che si collegano, che si connettono spesso con gli altri. L'unico problema è che sono poco selettivi, quindi è facile che agganciano catramisti e sciampiste, perché per loro anche il catramista e la sciampista, cioè sono poco selettivi, possono andare bene. Tendono a, diciamo, a dare un po' amicizia in modo indiscriminato, quindi spesso poi se lo prendono in quel posto. Perché qual è il problema? Che tendono spesso a confidarsi con le persone sbagliate, fondamentalmente, con persone che non si meritano, diciamo, come dire, come dire, la fiducia. Sono un po' persone che conoscono un po' tutti nel quartiere, magari dove nascono, tendono ad essere un po' intrattenitori nati. Sono un po' istrionici, se vogliamo, ma istrionici nel senso buono, un po' prime donne, insomma. Ecco, diciamo che, saluto anche Roxy, tra queste tipologie, ad esempio, che sono gli estroversi poi per eccellenza, perché utilizzano anche l'estroverso sensoriale, il sentimento, la percezione, molti attori, diciamo, appartengono a questa categoria, perché sono un po' dei personaggi da palcoscenico, insomma, tendono a essere un po' personaggi da palcoscenico, tendono a essere un po' personaggi che usano, insomma, hanno un forte senso estetico e quindi, diciamo, manifestano anche questo loro senso estetico attraverso il look che talvolta può essere un po' sgargiante, può essere un po' estroverso. Sono persone estremamente estroverse, estremamente poliedriche, prediligono, diciamo, anche delle cose, dei tessuti che possono morbidi, che possono sentire, insomma, il cibo, amano molto il cibo perché sono attratti molto dai sensi, amano gli odori, quindi, insomma, hanno un po' queste caratteristiche. Sono persone molto allegre, sempre ottimiste, amano il divertimento, hanno un'intensa vita sociale, tanti hobby, soprattutto hobby,
come dire, non hobby di letture, filosofie, eccetera, ma hobby più di qualcosa verso l'esterno, insomma, perché sono totalmente proiettati sull'esterno e quando hanno qualche problematica, qualcosa, tendono necessariamente a buttarsi sull'esterno. Spesso hanno quindi troppi impegni e non riescono magari a portare a termine tutto perché non riescono a resistere agli stimoli che ricevono. Cerca di capire se tu appartieni a questa categoria, alla categoria degli ESP. Diciamo che gli riesce difficile concentrarsi, un saluto a Wormhole, gli riesce difficile concentrarsi su un solo progetto alla volta e a pianificare la vita. Sono estemporanei, però spesso ci rimangono male quando qualcuno se li dimentica o insomma, quindi hanno bisogno proprio di essere al centro d'attenzione. Sono tra le tipologie, se vogliamo, più egocentriche, ma un egocentrismo più da amiconi, insomma, sono caratterizzati da un forte desiderio, un desiderio veramente estremo di piacere alle altre persone. Quindi hanno tanti amici, tanti conoscenti e purtroppo spesso commettono l'errore di riporre la fiducia su persone che invece non se la meritano. Non sono egocentrici maliziosi, ma lo fanno proprio per interagire con gli altri. Sono intrattenitori, sono magari quel tipo che racconta le barzellette, racconta le storielle. Hanno un po' questa caratteristica e dipendono. Un punto debole è che temono molto il giudizio. Ecco, tra le varie caratteristiche, gli ESP temono il giudizio degli altri e la disapprovazione, il giudizio negativo degli altri li ferisce profondamente, gli fa venire delle ansie, dei sensi di colpa, insomma, non accettano o non tollerano, hanno un basso livello di tolleranza alle critiche, hanno un basso livello di tolleranza al rifiuto, hanno un basso livello di tolleranza al non essere al centro d'attenzione. Ovviamente sono sentimentali, quindi vanno alla ricerca dell'armonia nell'ambiente, vogliono evitare a tutti i costi gli scontri, vogliono evitare a tutti i costi i conflitti e sono persone socievoli, ad esempio nello sport i ragazzi preferiscono sport di squadra, assolutamente non gli piacciono gli sport, diciamo, individuali. Questi sono quelli che vanno ai raduni, no? Che magari hanno, che ne so, la moto d'epoca, l'auto d'epoca, tutte le grandi puttanate se le fanno una dopo l'altra, i grandi raduni, le grandi feste, i giochi di gruppo, la musica di gruppo, vanno ai concerti, devono stare necessariamente in mezzo alle persone. Comunque hanno capacità, ad esempio, di public relation, perché hanno un talento naturale. Possono fare l'animatore, ad esempio, vanno benissimo come animatore delle feste, anche proprio a livello professionale, diciamo. E tra l'altro la loro componente sentimentale, il feeling, li spinge, diciamo, anche verso professioni di aiuto, potrebbero essere validi medici, anche proprio per la capacità, o infermieri, o assistenti sociali, insomma. Anche tutte le caratteristiche legate invece all'estroversione e legate alla creatività, perché sono persone molto creative, quindi potrebbero fare gli arredatori, gli stilisti, i grafici, non lo so, oppure sartoria, insomma, qualunque cosa che passa attraverso l'utilizzo dei sensi. Hanno ovviamente dei punti deboli. Il punto debole è che non sanno decidersi, tendono ad avere difficoltà decisionali. Sono abbastanza refrattari, diciamo, agli schemi, per cui difficilmente, ad esempio, accettano di essere inquadrati, difficilmente accettano, ecco, difficilmente vanno bene in una struttura gerarchica. Quindi questi sono quelli più lontani in assoluto, ad esempio, da una struttura militare, perché non tollerano, amano la libertà di pensiero, amano la libertà
di opinione, quindi, o di espressione, quindi le strutture militari, che ne so, queste cose qua non le tollerano proprio, insomma. ESP e SFP, ho detto feeling e SFP e SFP, ESP e SFP, perché T sarebbe il pensiero, no? Quindi pensiero è totalmente diverso, e estroversione, sentimento, feeling e percettivi. ESP sono totalmente diversi dagli est che abbiamo visto, gli est che abbiamo visto la volta scorsa, che quelli hanno il pensiero, questi hanno il feeling, hanno il sentimento, quindi non c'entra niente, sono totalmente diversi, quelli li abbiamo visti la volta scorsa, questi sono ESFP, ESP. Allora, stavo dicendo, hanno un po' questa caratteristica, insomma. Hanno un po' questa caratteristica, e questa caratteristica li porta ad essere, diciamo, personaggi che non tollerano, ad esempio, assolutamente, dicevo, le strutture gerarchiche, non tollerano assolutamente, la professione militare. Non tollerano assolutamente ricevere ordini, non tollerano assolutamente, diciamo, essere bloccati in qualche modo, insomma. Queste sono le caratteristiche principali. Hanno una mentalità aperta, una mentalità priva di preconcetti, li rende inclini a nuove esperienze, sono molto portati a fare nuove esperienze e sono molto portati, ad esempio, a vivere i sentimenti. Ecco, queste sono le caratteristiche fondamentali. Spesso, ripeto, tendono a essere vittime di relazioni tossiche, tendono a essere vittime di relazioni insane, tendono a essere vittime di persone che li sfruttano, proprio perché il loro punto debole è proprio quello che spesso si creano le amicizie sbagliate, non riescono a crearsi le giuste amicizie proprio per questo fatto, perché sono abbastanza eccessivamente, diciamo, disponibili da un certo punto di vista nei confronti degli altri. E adesso vediamo l'altra categoria, gli ISFP, gli introversi. Adesso vediamo gli ISFP. Vediamo gli ISFP, introverso, sensoriale, sentimento, feeling e percezione. Quindi introverts, sensory, feeling e perception. Allora, quindi questi variano rispetto agli altri perché hanno una caratteristica, no? L'introversione rispetto all'estroversione. Abbiamo detto che l'introversione è quella caratteristica che li porta a focalizzarsi su ciò che accade nel loro mondo interiore, quindi la sensazione li porta a focalizzarsi su ciò che riescono a percepire utilizzando i cinque sensi, sempre nel qui ed ora. Il sentimento li porta alle valutazioni fatte sulla base dei propri valori, quindi anche qua il sentimento predispone all'altruismo, da un certo punto di vista, al prendersi cura, insomma, di altre persone. E poi sappiamo che esse, il sentimento unito alla percezione, predispone al gusto dell'esplorazione e dell'esperienza. Quindi, però, questo viene un po' mitigato dal fatto che sono introversi, perché queste persone, avendo come funzione principale il sentimento, che però è associata all'introversione, quindi il feeling, non è più come nel caso precedente che è associata all'estroversione, ma è associata all'introversione.
sono persone che esteriormente possono apparire fredde, possono apparire distanti, possono apparire impenetrabili. Vedete come una semplice variabile, cioè dall'estroversione all'introversione, cambia completamente la tipologia rispetto agli altri. Tendono a essere persone che non esternano la propria natura, mentre gli altri la esternavano tantissimo, questi la estendono poco. Tendono a essere invece queste persone molto selettive e molto riservate, quindi cambiando dall'estroversione, mentre l'estroversione li portava quegli altri a fare amicizia con cani e porci, con sciampiste, catramisti, cazzi e mazzi, questi invece, gli ISP, diventano molto più selettivi, riservati, preferiscono avere pochi amici ma buoni, pochi amici intimi, poche persone alle quali rivelare i loro sentimenti più profondi. E tendono a scartare molto rapidamente le amicizie superficiali, a differenza degli ESP che diventavano amici di tutti. Questi, diciamo, hanno difficoltà un po' a rapportarsi con le persone perché, tendono a vedere le persone troppo conformiste. Loro di fatto hanno una spinta, diciamo, anticonformista al loro interno. E spesso non hanno il coraggio di dire le cose come stanno, come invece fanno le persone che hanno il pensiero al posto del feeling. Loro tendono ad essere refrattari, insomma, perché tendono a evitare gli scontri. Non metti i tipi pensiero, non ne frega un cazzo. Se ti devono mandare a fanculo, ti mandano a fanculo in seduta stante. La parte sentimentale, diciamo, di queste persone comunque li porta ad essere meno, come possiamo dire, meno, cioè più accomodanti, quindi hanno più difficoltà a interagire in modo diretto, in modo forte, in modo potente. E quindi tendono a interpretare ogni cosa a livello personale. Da un certo punto di vista è facile ferirli anche spesso senza farlo con intenzione. Quindi sono persone che tutto sommato sono molto ermetiche e hanno un po' queste caratteristiche. Se non appartieni alla loro ristretta cerchia di amici, vieni estromesso, vieni buttato fuori. Diciamo. Hanno esteriormente un'apparenza di freddezza, per cui i sentimenti che in realtà li hanno vengono spesso nascosti. In realtà sono persone sentimentali, ma questi sentimenti tendono ad essere nascosti, tendono a non manifestarsi proprio a causa di una componente introversa che li rende, diciamo, apparentemente, soltanto apparentemente duri, in realtà sono persone molto sensibili, e spesso soffrono in silenzio. Le persone non si rendono conto che vivono stati di sofferenza, eppure tendono, diciamo, a vivere. E essendo un po' introversi, talvolta sottovalutano un po', il frutto del loro lavoro, tendono un po' a sottovalutarsi, insomma, mentre gli ESP tendevano un po' a sopravvalutarsi. Quindi questo, vedete come questo cambiamento tra quattro variabili, di una semplice variabile che dall'estroversione all'introversione fa cambiare molto, anche se restano i sentimenti, anche se resta i sensi, anche se resta il quid ora. Cambiano molte cose, ad esempio, questi tendono a sottovalutarsi, gli altri tendevano a sopravvalutarsi. Diciamo che hanno un po' queste caratteristiche. Solitamente, diciamo, danno molta importanza alla famiglia, molto più che alla carriera, mentre ad esempio gli ESP tendono a dare più importanza alla carriera rispetto alla famiglia. Loro possono sacrificare la famiglia rispetto alla carriera. Spesso, ad esempio, tendono a non avere figli, preferiscono un animale domestico
ai figli, proprio perché, diciamo, gli espintendo. Questi invece tendono, preferiscono avere figli, avere cose rispetto all'animale domestico, ovviamente, perché danno più importanza alla famiglia. Come gli altri, diciamo, hanno un buon gusto poi nel vestirsi, amano come gli altri stare all'aria aperta perché sono caratteristiche simili, hanno una buona memoria fotografica, gli piacciono le cose concrete come anche le altre persone, sono in grado di assecondare i cambiamenti perché comunque sono persone che da un certo punto di vista anche loro sono persone estremamente, estremamente, come possiamo dire, aperte da un punto di vista della mentalità. Quindi nei lavori convenzionali, tipo che ne so, in un lavoro con, ecco, loro, diciamo, tollerano anche loro pochi lavori convenzionali, tipo che ne so, l'impiegato di banca o l'impiegato, con orari che inizia alle ore, che ne so, dalle 8 alle 5 per dire, no? Tendono a starci stretti un po' perché hanno queste caratteristiche del sentimento, del feeling, della percezione, perché per loro è di vitale importanza trovare spazi, diciamo, lavori all'aria aperta e lavori d'aiuto con spazi che possono decidere loro. Potrebbero andare bene come, che ne so, fisioterapisti magari, erboristi, botanici, che ne so, ma anche nelle professioni d'aiuto comunque, tipo veterinari, infermieri, assistenti sociali. Oppure qualcosa di creativo, però da lavorare come gli altri, ma da lavorare più in solitaria, diciamo, potrebbe essere uno scultore, potrebbe essere un pittore, un ceramista, un designer, che però designer progettista, mentre l'altro va bene anche come designer, ma più diciamo legato magari ai social media o alle cose, ecco, quindi hanno queste, hanno molti punti in comune da questo punto di vista e anche loro non tollerano i lavori convenzionali, diciamo, i lavori convenzionali tipo l'impiegato lo tollerano poco perché non hanno fatica, tollerano men che meno, diciamo, tutti i lavori nel settore militare, cioè nel Ministero della Difesa, Polizia, quelle cose lì. No, dove c'è un ordine gerarchico, una scala gerarchica, meno scale gerarchiche c'è, più stanno bene fondamentalmente. Non riescono, hanno difficoltà a stare in gruppi, diciamo, salutiamo Cristian, hanno difficoltà a stare in gruppi, diciamo, hanno difficoltà a stare in gruppo quando non riescono a trovare una giusta motivazione. Hanno tendenza a non manifestare le emozioni negative e questo può portarli a nutrire, ad esempio, sentimenti di rancore che si tengono dentro perché sono introversi più a lungo di quanto sia opportuno. Diciamo che il loro punto di forza per gli ISFP, quindi stiamo parlando delle personalità ISFP, li porta a sostenere progetti, diciamo, in cui credono per aiutare le persone. Ecco, questo è un po' il punto. Ovviamente sono persone che hanno amorevolezza, gentilezza, lealtà, insomma, voglia di vivere. L'arma a doppio taglio è la sensibilità e la vulnerabilità, perché mentre gli ESP li, diciamo, avevano il problema di fare amicizia con tutti, questi non hanno il problema di fare amicizia con tutti, gli ISP, ma hanno però la vulnerabilità che spesso si sentono insicuri e non riescono a gestire, diciamo, il contrasto tra la loro realtà esteriore e la realtà interiore. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche di queste due tipologie. Avete visto che variando una piccola cosa varia tutto. Direi che abbiamo completato, adesso mancano ancora 3 o 4 direi tipologie,
E poi, finita questa parte, passiamo alla parte sulle microespressioni, poi alla parte sul mentalismo. Bene, adesso magari farò una piccola live tra un quarto d'ora. Farò una piccola live di un 20 minuti, non di più, su qualcosa di esoterico.